Tony Pegna con dei mezzi colli a chiudere. È l'inizio del nostro calamento, uno dei nodi che ci assicurerà la vittoria in un combattimento, che speriamo avvenga con qualche pesce di buona taglia. La nostra battuta è diretta ai Serra, stiamo uscendo dalla foce del Garigliano, in questo momento stiamo attendendo che cali un pochino la brezza, che spesso in foce nelle acque basse può dare dei problemi, soprattutto a dei piccoli natanti, che però poi sono molto agili per effettuare questa pesca. Ovviamente utilizzeremo gli spotter, sia del tutto spiombati che con un po' di piombatura, e ci troviamo in questo momento, diciamo, nelle ultime fasi di test per quanto riguarda le nuove colorazioni, la nuova versione dello spotter. Qual è la sua particolarità, diciamo, è la sua miglioria? È la testa maggiormente ribassata, una mescola più morbida, una coda con un bulk più accentuato, quindi questa è la stremazione più accentuata, quindi una maggiore vitalità della coda e probabilmente una versatilità ancora più esasperata per quello che riguarda i cambi di velocità durante le animazioni. Svilupperemo un tipo di animazione essenzialmente subwalk, quindi sotto la superficie dell'acqua, e ovviamente potremo contare anche nella corrente e forse anche un po' di vento, che ci potrebbe aiutare in delle pose più diciamo di sospensione, più lente, soprattutto quando il sole ormai sarà calato del tutto e quindi questi incredibili predatori si approcceranno probabilmente all'esca in un modo molto più accattivante in termini di agguato e sorpresa. Quindi le emozioni sono sempre assicurate con questo tipo di predatori e niente, vediamo come andrà. Ragazzi, ancora una volta Needle si rivela assolutamente risolutivo su approcci particolarmente lenti, che con il calare del sole abbiamo visto che tendevano a guadi piuttosto che, come dire, sferrare attacchi in velocità. Quindi con approcci molto delicati, animazioni sotto il pelo dell'acqua, lente, con ampie sviate, Needle è numero uno.